Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora, buongiorno, oggi video una giornata con me, che fortuna, una giornata con me, non farò niente di particolarissimo oggi, in realtà sarei dovuto uscire ma il tempo non me lo permette, e quindi basta con sta pioggia veramente, e quindi niente, passerete una giornata con me, e vedrete cosa faccio di solito quando sono a casa e non esco perché il tempo è di cavolo. Mi sono già munita, dopo aver fatto colazione, mi sono munita di portatile per rispondere, continuare a rispondere ai vostri commenti, anche se ho finito praticamente alle 4 di notte. E quindi sono andata a dormire tardi, di conseguenza mi sono svegliata alle 11:11. Il telefono continua a suonare. Ma io sono così comoda che non mi voglio alzare. Nel frattempo cerco di finire il succo, che tra l'altro è buonissimo, ragazzi, forse è uno dei succhi più buoni che io abbia mai bevuto. Ed è quello che avete visto prima, l'ho terminato. È quello all'ananas e melone. Cioè, ragazze, il top proprio, buono, 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 ma buono. Il problema è che non ricordo da dove l'ho comprato. Va bene. Allora, che è successo? È successo che ieri, ora prima di portarvi in cucina e farvi vedere cosa mi preparo da mangiare, perché ho appena finito di fare colazione, cioè parliamoci chiaro, poi anche perché mi devo andare a fare la doccia, mi devo andare a lavare i capelli, perché fanno schifo. Allora, dicevo, è successo che ieri ho pubblicato il video Get Ready With Me, ora facciamoci due risate. È successo che ho pubblicato questo video così colà. Ovviamente il video è stato pubblicato più o meno alle 3:30, alle 4, perché ho una rete del cavolo. Poi tra l'altro ho messo anche il cubo della 3, che mai fosse fatto passaggio. Perché non avrei dovuto fare sto cavolo di passaggio da Vodafone a 3? Perché la rete ora sta anche sul cellulare. Ah, io spero vivamente che la 3 guardi sto coso. Perché ho fatto una cavolata, perché ero convinta di utilizzarlo la notte, cioè o meglio, ero convinta fosse dalle 8 alle 8 di mattina. Quindi, night and day, io l'ho interpretato così. In realtà è dalle 12 di notte fino alle 8 di mattina illimitato. E ora voglio dire, sì, è vero che io la notte, tra virgolette, non lavoro, però non è che posso stare H24 sul lavoro, cioè computer e locale, no, perché io finisco tipo alle 3 di notte, sì, e capita che mi metto la mezz'oretta sul computer, l'oretta sul computer, però non più di tanto. Mentre la mattina c'è solo 1 giga, ieri provai a caricare il video di pomeriggio e 2 video, praticamente, due minuti di video e poi ciao, mi ha abbandonato perché il video pesava 4 giga e amen. Vabbè, purtroppo ho un contratto di. Per questo che non lo voglio fare, non le voglio fare queste cose. Ho un contratto e. Boh, vabbè, passerò il più presto possibile nuovamente a Vodafone, lo spero. Allora, ieri che è successo? Dicevo, dopo sta piccola parentesi, è successo che ho pubblicato il video di il Get Ready With Me su come ci si sta a vivere da sola e tutto il resto. E vi porto nella mia dispensa, così colà. E io ho aperto una piccola parentesi dicendovi che non so come mi ci troverò con l'altra coinquilina perché porterà un gatto e tutto il resto e io amo gli animali, ho specificato amo gli animali, cioè sono un animalista, però preferirei non avere animali in casa per la questione peli, per la questione igienica, soprattutto i gatti perché diversamente dal cane, il gatto diversamente dal cane tende a mettersi nel lavandino, tende a mettersi nel bidet, tende a mettersi nella vasca, insomma si va a mettere dove abbiamo poggiato le posate. E quindi
Quindi per una questione igienica io preferirei non avere un animale in casa, anche perché in passato, cioè io sono nata praticamente con due cani, 15 criceti, 4 papagalli, cioè non è che io odio gli animali, cioè ho bisogno della presenza di un animale, però preferirei non averne in casa, questa è stata la questione. È successo che una ragazza che mi seguiva mi ha scritto: sinceramente mi piacevi molto, ma credimi, meglio avere 2 o 3 gatti come coinquiline che una persona come te. Meglio disiscriversi da certa gente. Da gente così, scusate, sono dislessica e non ho nemmeno gli occhiali. Io gli ho risposto così come ho risposto ora a voi. Cioè, ragazze, non si può imporre a una persona di dover vivere per forza con gli animali in casa. Vi ripeto, io sono la prima che se vedo un gattino, beh, ora mettiamo il gattino perché sembra che mi sia impuntata sui gatti, se trovo un gattino per strada, lo vedo abbandonato, piccolo, al freddo e al gelo, sono la prima che lo prende e lo porta sopra casa. Cioè, davvero sono la prima che lo fa. Però, magari lo accudisco e tutto il resto e poi lo regalo a mia mamma. Perché so che io non avrei il tempo di riuscirlo ad accudire, a dargli da mangiare nelle giuste ore, perché non sono quasi mai a casa se no il giorno. E poi il gatto sarebbe sacrificato nella stanza ed è un peccato. Cioè, io mi sto mettendo nei panni del gatto. Perché? Perché commenti a caso? Va bene. Poi dovevo salutare una ragazza, solo che non ricordo chi sia. Ciao Azzurra! Ciao Azzurra! Sei simpatica e dolce, soprattutto fantastica, ti seguo sempre e mi potresti salutare nel prossimo video. Mi chiamo Azzurra. Ciao Azzurra, un grande bacione! Cioè, voi non potete capire quanto sia buona questa patatina. Io impazzisco, mi metto la mano. Vabbè, dettagli. Allora, non si parla con la bocca piena. Devo andare a tagliare i pomodorini. Li taglio in 2 o in 4. Visto che io sono pigra, però lo devo fare, non lo voglio fare. Anche perché se inizio a tagliarli in 4, ora lo sto facendo e vabbè, però se inizio a tagliarli in 4 arrivo all'ultimo pomodorino che non ho sporcato la cucina e l'ultimo pomodorino è quello che praticamente mi schizzerà tutto sulla cucina. Perché? Perché a quest'ora? Io l'unica cosa che spero è che non esca la mia coinquilina. Perché giustamente si ritroverebbe con il cavalletto e la videocamera in cucina. Che stai a fare? Ti senti Benedetta Parodi? Ok, vabbè. Allora, questi qui non li metto tantissimi. Questi qui li conservo per l'insalata. Quanto cacchio mangio? E qui metto un po' d'acqua, anche se questo pentolino è abbastanza grande. Qui metto l'acqua per la pasta. E infatti ce l'ho il pentolino più piccolo. Vabbè, dettagli. Ora cercherò di accendere il fuoco, perché questo è un po' particolare, questo fornello. Non so perché. A parte che sbaglio sempre. Cioè, tipo che devo stare così 10 minuti fin quando non... ecco. Non so perché, non funziona. Oh. Abbiamo acceso entrambe le cose. Non mi sembra vero. Allora, che ho fatto?
ho bocciato la proposta del pesto con la Philadelphia e tutto il resto. Quindi, ora vedete un tegame più grande, cioè proprio non mi convinceva assolutamente il sapore, non mi piaceva alla fine. Cioè, l'ho buttato quando la pasta era muscolata. Quindi che ho fatto? Ho messo la pasta direttamente nel tegame un po' più grande, dove poi ho messo qualche pomodorino e semplicemente questo pesto e basta, questo ricotta e noci e basta. Ho iniziato a cuocerlo qui dentro con la pasta già, perché proprio il sapore di quell'altro non lo so, ho sbagliato proprio a mettere il Philadelphia dentro. Quindi ho imparato per la prossima volta a non fare ricette così random, perché generalmente mi vengono bene quando faccio ricette random. Però bene, spengo il fornello e metto direttamente la pasta nel piatto. Oh, non si vede. Aspetta. Io ora mi sono fissata con la foglia di basilico, quindi andrò a mettere la foglia di basilico. Niente, macello in cucina così. E questo è il piatto! Vedi che carino, però alla fine è venuta una cosa carina, cioè è carina. È carino. Dai! Poi sono da sola, quindi va bene così. Bene. Vado a fare la pappa. Ci vediamo dopo. Allora, sono di nuovo sul letto, incredibile. Questa maglietta non l'ho ancora cambiata. Va bene. Allora, quindi ho finito di pranzare. Ora mi metto un po' a letto, anche se è sbagliatissimo praticamente mettersi sul letto dopo aver pranzato, quindi starò un po' seduta di modo che la digestione sia un po' più regolare. Sarò un po' seduta, mi aggiusto qualcosa qui su YouTube, cioè regolo i video nelle giuste playlist. E poi niente, monto questo video e sicuramente sarà online domani, lo spero. E niente, in realtà dopo generalmente mi sveglio prima, mi vado a fare la doccia e poi mi trucco per andare a lavoro, però non penso ci sarà un dopo, perché poi inizia a calare la luce e verrebbe davvero uno schifo, quindi... Vi saluto ora, se mai riuscissi a girare il video mentre vado a lavoro, si potrebbe anche fare. In tal caso, vi mando un enorme bacione, spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse spolliciate. Giù troverete il rettangolino, il quadratino, io le figure geometriche, siamo una cosa unica proprio, con il... Se vuoi iscriviti al canale, giù nel box informazione troverai il link che ti porterà a Facebook, Instagram, Twitter. Se vuoi iscrivermi c'è l'indirizzo mail. Io ti mando un enorme bacione e noi ci vediamo presto con il prossimo video. Ciao!